Buongiorno ragazzi, vi ricordo, per chi volesse sostenere, premiare mh, questo canale, lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Voi sapete benissimo che io sono su YouTube per dire quello che penso, può piacere, non può piacere, ogni tanto faccio arrabbiare qualcuno, come è successo ieri, ma non mi interessa. <coughs> Io, ti, io, io, io però ti voglio dire una cosa, due anni fa Lautaro Martinez veniva criticato da tantissimi tifosi dell'Inter. E chi segue questo canale sa benissimo che io l'ho sempre difeso, l'ho sempre portato così Lautaro Martinez, perché è un grandissimo calciatore, non è Camano, Camagno come ti chiami, non è a livello di Olanda e Bappé Lautaro. Non dire bagianate, è, è un top, ma non è a, a quei livelli lì. Non è ai livelli dei primi 2-3 a livello eh, dei primi 2-3 mondiali. No, non c'è ancora a quel livello, no, non c'è anche per un discorso di continuità. Perché purtroppo questo ragazzo non voglio mettere di mezzo i rigori. Perché, ragazzi, solo chi non ha giocato a calcio non può capire quanto sia difficile battere un rigore. Non tutti sono adatti a battere i rigori. Non è una roba semplice perché ti avvicini, la porta si ripicciolisce. Cioè, devi avere determinate. E caratteristiche nervose per saper battere i rigori. Lautaro non ce l'ha. No? Vi ricordate due anni fa sbaglia troppi gol sbaglia i gol già fatti poi ha migliorato la postura ha incominciato a alzare la testa e anche grazie a Turam che fa un lavoro mastodontico perché nessuno lo dice questa è la miglior stagione di Lautaro Martinez anche grazie a Turam attenzione comunque grandissimo giocatore ma quelle dichiarazioni dopo la partita, quelle dichiarazioni alla Milito, a me mi fanno cacare. Va bene? Chiedo scusa per la parola. Quelle dichiarazioni alla Milito, vediamo, non lo so. Siamo vicini, siamo lontani, siamo di qui e siamo di là. Allora, ascolta, Carlo Tauro Martinez. Io ti ho sempre sostenuto, ti ho sempre difeso. Uno dei, sei stato uno dei pochi giocatori insieme a Turam che ho sempre difeso. Anche perché il primo anno di Zaghi giocava 60 minuti. Se vi ricordate, i Zaghi lo faceva, lo faceva giocare 60 minuti e lo toglieva sistematicamente, no? E io lì mi cazzavo, ve lo ricordate che giocava 60 minuti lautaro e poi Zaghi lo toglieva. Ricordiamoci anche questo. E io lì mi cazzavo. E, e nonostante tutto lui segnava. Io dicevo, facciamolo giocare 90 minuti, Cribio sto ragazzo. Perché lo toglie i 60? Ma a parte questo quelle dichiarazioni tipo Milito non mi sono piaciute. Allora, caro Lautaro Martinez, Camagnoli, innanzitutto dovresti tappare la bocca a Camagnoli. Lo so che il procuratore fa il suo lavoro, ma è il, è, è, è il giocatore che decide cosa deve dire il procuratore perché lui riporta quello che vuoi te. Quindi, se lui riporta eh, delle cose che non sono vere, lo devi bloccare. Te non lo hai mai bloccato quel procuratore, Lautaro, non ha mai detto una parola. Quindi vuol dire che ti va bene quello che sta dicendo lui all'Inter. Caro Lautaro Martinez, apri, eh, apri queste due, aprile. L'Inter è visto che te vuoi bene all'Inter, sei innamorato, ti piace Milano, ti vuoi trasferire a Milano, hai un'attività a Milano. L'Inter è stata pignorata. Ci siamo capiti? L'Inter è stata pignorata. Perché il presidente che ce l'aveva prima non se la poteva permettere più è affogato dai debiti Moratti ieri dice ha troppi debiti ancora questa società mentre anche lo stesso Moratti diceva spero continui Zani tutte dichiarazioni di facciata ma quando dicevo io la gente si incazzava sono dichiarazioni di facciata non pensano a quello che diano Lautaro l'Inter è una società pignorata hai ancora due anni di contratto. Se hai una proposta in tasca da 15 milioni, come sembra, dillo subito, non farci perdere tempo, perché tutti quei soldi, una società che è stata appena pignorata, non te li può dare, anche perché Ocri non investirà sull'Inter più di tanto. Ocri terrà il giocattolino come lo luciderà un attimino, ma non investirà. Non ripianerà nessun debito, Oakley. Poi, magari vediamo sul bond, ma lì magari forse potrebbero essere costretti a farlo. Ma non ci saranno grandi investimenti. Gli investimenti verranno dopo, nello step successivo. Allora, qualora fossero entrati subito gli arabi, io ti avrei anche capito, Lautaro, Ma l'Iter è una società pignorata. Quindi o ti adegui o per quello che riguarda me, te ne puoi andare. Non ci sono problemi perché se vuoi così tanto bene all'interno, non capisci, siamo pignorati e che in questa fase è difficile darti tutti quei soldi, anche perché poi vengono a bussare tutti. Bisogna stare attenti con gli ingaggi. Bisogna risistemare un attimino i conti, cioè cosa chiedi di tutti quei quattrini? Hai due anni di contratto, hai un'offerta a 15, vai, porti 120 milioni e te ne vai. Ma dov'è il problema? Chi lo dice senza Lotaro Martinez, se siamo peggio? Chi lo dice? Chi è che lo dice? È probabile, per l'amor di Dio, ma chi lo dice? Chi può certificare che senza Lautaro siamo meno forti? Dicevano le stesse cose di Ibrahimovic, va via Ibrahimovic e si vince tutto. Chi lo dice che senza Lautaro Martinez siamo meno forti? Anche perché c'è un, un bel problema ora. Quant'è che mi sentite dire? Serve un centrale? Serve un centrale? Io lo dico da, da fine stagione dell'anno scorso serve un centrale perché Acerbi non è un cyborg, quante volte me l'avete sentito dire Acerbi ha 37 anni la difesa dell'Inter è vecchia quante volte me l'avete sentito dire allora anche lì vedi per comprare un difensore centrale come Di Comanda servono 40 milioni e c'è solamente un sostituto che quando facevo questo nome un anno fa mi prendevano in giro, mi dicevano buongiorno Giuse c'è solo un nome in grado di sostituire a cerbi e si chiama buongiorno, quello del Torino perché io ti garantisco che al pronti via nessuno, pochissimi altri sono in grado di sostituire a cerbi e di dare quell'interpretazione particolare del centrale a tre, perché quello è un ruolo molto, ma molto Particolare perché altri al posto di Buongiorno in quel ruolo in quel contesto avrebbero bisogno di adattamento mentre Buongiorno è già pronto per sostituire la in quel ruolo lì. Nel calcio c'è una posizione, soprattutto che non puoi aspettare: c'è una posizione che c'è un ruolo che non puoi dargli tempo e non puoi aspettarlo, non puoi nemmeno dargli modo di sbagliare più di tanto ed è il portiere. Ma subito dopo, il portiere c'è un altro ruolo che ha. Che ha delle similitudini, la portate proprio in timing al tempo, ovvero sia, non puoi sbagliare, non puoi aspettare. Ed è il centrale difensivo, soprattutto a tre. È un altro ruolo importantissimo subito dopo il portiere, forse anche più della punta per i giochi fai in perché poi davanti viene o male e eh, gol lo trovi no? con tutte le variabili offensive che hai con tutte le interpretazioni offensive che hai, con tutte le soluzioni offensive che hai, è vero che Lautaro ha fatto 30 gol, ci mancherebbe, ma chi lo dice che magari eh, distribuisci i gol in maniera diversa? Magari ne fa 15 Turam, ne fa 10 uno e ne fa 10 un altro, capito? Ti voglio dire, non è detto che sei meno forte o Lautaro Martinez, chi lo dice? Non lo puoi dire, te lo dico io, scusami gioco di parole, ci vediamo più tardi, ciao Inter.